Buongiorno a tutti, iniziamo con il question time. Ricordo che ai sensi dell'articolo 88,5 del regolamento interno, il presentatore dell'interrogazione ha facoltà di illustrazione di replica per non più di 3 minuti complessivamente. Il presidente della giunta regionale o l'assessore delegato risponde per non più di 3 minuti. Oggetto numero 1, risponde l'assessore Coletto, interroga la consigliera Meloni e il consigliere Fola, centro di salute in via 20 settembre e casa della salute, Nuova Monteluce, stato di avanzamento dei lavori e impegni per il rilancio del progetto. Prego consigliera Meloni. Grazie Presidente, ma torniamo su un tema già noto che intreccia sostanzialmente 2 argomenti, il centro di salute in via 14 settembre e la casa della salute nella Nuova Monteluce. Quindi noi chiediamo, anche alla luce di quello che è accaduto all'inizio settembre sul crollo, diciamo, di una piccola parte dell'edificio, per capire diciamo, lo stato di avanzamento dei lavori e anche a che punto sono gli impegni che, diciamo, questa giunta si era assunta ormai dal 2020 ad oggi. Sappiamo bene che l'immobile di via 14 settembre è di proprietà dell'ASL Umbria 1, che è un edificio molto grande, a 6 piani, tra l'altro è stato da sempre, anche per chi come me ha frequentato per i servizi, un eccellente punto di riferimento per gran parte dei cittadini e le cittadine di Perugia e ovviamente anche un servizio di eccellenza e di qualità per tutta quella parte che è relativa alla salute della donna. Alla fine di agosto, appunto dicevo inizio di settembre, c'è stato in corrispondenza del sottotetto crollata una stanza del terzo piano dove ha sede tra l'altro il servizio farmaceutico e per fortuna, diciamo, non ci sono stati danni alle persone. Ovviamente vediamo ormai da molto tempo, ogni volta che passiamo anche lì davanti, che ci sono strutture metalliche di rinforzo che, insomma, è sostenuta da ponteggi e diciamo che dopo quest'ultimo episodio il sopralluogo dei Vigili del Fuoco aveva disposto la chiusura dell'ultimo piano del servizio farmaceutico, oltre anche all'inibizione di alcuni locali ritenuti non idonei e quindi ci sono stati ovviamente degli spostamenti di servizio nel centro di salute di San Marco. Ora l'azienda ospedaliera locale insieme alla regione aveva individuato a suo tempo, come abbiamo ricordato anche in quest'aula con degli atti, nel polo di Monteluce il luogo ideale per trasferire il distretto sanitario attualmente dislocato nella palazzina di via 14 settembre, annunciando la riqualificazione del padiglione conservato dell'ex ospedale, specificatamente il blocco E e il padiglione E del blocco F, e finalizzata ad ospitare la nuova e moderna Casa della Salute. Questa nuova struttura, per cui era già pronto un progetto di riqualificazione, avrebbe consentito la chiusura e la vendita della struttura di via 14 settembre, che già, diciamo, a quel tempo non era più, diciamo, adatta a soddisfare pienamente i servizi ai cittadini e soprattutto in questa Casa della Salute dovrebbero ancora operare i medici di medicina generale, dei centri di salute, infermieri, amministrativi, specialisti, assistenti sociali. Già nel 2020, come ho ricordato poco fa, c'era stata un'interrogazione sul tema della Casa della Salute. Lei, assessore, aveva dichiarato che era intenzione di questa giunta portare a termine l'operazione, soprattutto in considerazione del fatto che si tratta di una struttura che produrrà effetti positivi sul territorio, poiché va a trattare anche e soprattutto i bisogni di un territorio anche in termini di cronicità. E questo è anche uno dei temi che noi più volte abbiamo ripreso: Casa della Salute, Casa di Comunità, Medicina del Territorio. Il 15 marzo 2022 siamo tornati sul tema con un'altra interrogazione attraverso cui si chiedeva alla Giunta se avesse già elaborato un progetto per terminare i lavori della Nuova Monteluce anche nell'ottica della realizzazione della Casa della Salute e della valorizzazione dell'immobile di via 14 settembre. Ecco che quindi i due temi si intrecciano fortemente. Il 7 febbraio, a seguito del cambio del gestore del fondo Umbria Comparto Monteluce da BNP, è iniziata la prima fase transitoria di attività nell'area del complesso dell'ex ospedale di Monteluce a Perugia. Successivamente la ASL ha comunicato a Prelios e alla Regione la conferma dell'interesse per il lotto F, ovvero quello originariamente destinato alla realizzazione della Casa della Salute. Ho visto che poi c'è stata un'ulteriore lettera della Presidente Tesei
per capire se entro la fine dell'anno si potrà avviare la fase esecutiva, quindi vorrei capire se a quella lettera oltretutto c'è stata una risposta. E quindi l'importante, ribadita ovviamente l'importanza di questa operazione, che va ovviamente ad insistere sullo stesso tema che è quello della salute, dei servizi e dei bisogni, ma che insiste sulla nuova Monteluce e quindi sulla struttura di via 14 settembre, quello che torniamo oggi a chiedere a distanza di 2 anni, lo stato attuale dei lavori nell'area del complesso dell'ex ospedale di Monteluce a Perugia, anche in riferimento al primo step di lavori che prevedevano l'attività di perimetrazione, di messa in sicurezza, di confinamento, la sistemazione delle aree verdi, eccetera, eccetera. Se quali azioni intende intraprendere affinché possa concludersi anche l'acquisizione dei locali dell'8F da parte dell'ASL Umbria 1 per la realizzazione della Casa della Salute, e se c'è anche un progetto già elaborato per valorizzare il rilancio ovviamente della nuova Monteluce, non solo in merito e rispetto a quanto già ci avete raccontato, ma nell'ottica della realizzazione della Casa della Salute e quindi anche lo spostamento e la valorizzazione e di quel contenitore di tutti i servizi che è la palazzina attualmente del via 14 settembre. Grazie. Assessore Coletto. Grazie Presidente. Allora, sia per quanto riguarda Monteluce che per quanto riguarda via 14 settembre, per quanto riguarda via Monteluce la situazione era abbastanza complessa, era una matassa complicata da sbrogliare che, sottolineo, abbiamo ereditato. L'abbiamo ereditata e stiamo lavorando per sbrogliarla, per restituire a quel territorio Monteluce e la Casa della Salute. Infatti, per quanto riguarda l'ex ospedale di Monteluce, l'ex padiglione E, Prelios, il gestore del fondo proprietario dell'immobile, in data 25/10, come è stato accennato, ha manifestato l'interesse alla relativa alienazione all'USL Umbria 1 per un importo di 307.000 euro. Ad oggi l'USL Umbria 1 è correttamente in attesa della congruità del prezzo da parte dell'Agenzia del Demanio, indispensabile appunto per poter procedere al perfezionamento dell'atto di compravendita. Pertanto, poiché il bene non è ancora stato acquisito al patrimonio dell'azienda sanitaria, tutti gli interventi necessari al mantenimento in condizioni di sicurezza dell'area sono di competenza evidentemente del fondo, cioè di chi esercita la proprietà ad oggi. Per quanto attiene alle azioni intraprese per la conclusione positiva dell'acquisto, sia la Regione che l'USL Umbria 1 sono in costante contatto con l'Agenzia del Demanio per fornire tutte le informazioni richieste per la verifica della congruità del prezzo. Ovviamente, trattandosi di un parere tecnico di congruità economica, lo stesso è di esclusiva competenza dell'Agenzia del Demanio, le cui valutazioni sono del tutto autonome e indipendenti. La realizzazione della casa di comunità presso Monteluce, come è intenzione appunto, abbiamo detto ma lo sottolineiamo ulteriormente, della Regione con le risorse del PNRR, non pregiudicherà la riqualificazione dell'immobile di via 14 settembre ad uso sanitario, eventualmente ricorrendo anche alle risorse dell'ex articolo 20, legge 67 dell'88. Peraltro, come è noto, all'ultimo piano di quest'ultimo immobile è già prevista la realizzazione della centrale operativa territoriale, i cui lavori sono già avviati. Quindi la Regione non sta perdendo tempo, sta incalzando in maniera positiva e propositiva con tutte le armi nella nostra disponibilità per accelerare sia per quanto riguarda Monteluce, che è fondamentale riqualificare un territorio che ad oggi risulta abbandonato, ma soprattutto dare la possibilità alla popolazione di avere un ambito sanitario, una casa della salute con parcheggi, con tutte le comodità del caso, in considerazione del fatto che anche attraverso il DM77 si sta lavorando per migliorare quella che è la sanità territoriale. Nessuno si è dimenticato, stiamo sbrogliando una matassa molto complicata. Grazie. Prego, consigliera Meloni. Grazie Presidente, grazie Assessore della risposta. Ho solo 2 sottolineature. La prima è che capisco che il tema è complesso, però diciamo che
mettiamo, diciamo, un punto, una linea, e tutte le volte non può essere che, diciamo, la colpa è di quelli di prima, tanto per giustificare, diciamo, il futuro. Diciamo che possiamo anche elaborare un piano che sia, diciamo, elaborato da questa giunta, e poi magari si riparte, perché sono passati 5 anni. Ricordo che se il legislatore ha stabilito che in 5 anni, insomma, ci può essere il turnover anche per il cambio di governo, significa che qualcosina si può anche fare. Per quanto riguarda la questione legata alla palazzina di via 14 settembre, apprezzo lo sforzo e apprezzo anche l'impegno che oggi vi assumete nuovamente. Quello che sarebbe opportuno a questo punto è avere anche delle tempistiche, non dico certe, ma almeno un'idea di dove, diciamo, quei servizi e quando potranno ripartire esattamente da come si erano lasciati, perché il rischio è che se le cose non procedono in maniera veloce, magari fra poco ci può essere un altro piccolo intoppo, e allora alla fine diventa, speriamo di no, ma magari ci sono insieme anche problemi ormai strutturali. Quindi diciamo che monitoreremo come sempre la questione, perché è importante, dirimente per una serie di servizi e di soddisfazione dei bisogni legati alla salute dei cittadini, e sperando che nel giro di pochi mesi alcune cose possano essere ripristinate e che appunto si possa procedere in maniera più spedita. Grazie. Oggetto numero 2, interroga il consigliere Bettarelli, risponde l'assessore Melasecche, situazione del completamento della complanare di Orvieto. Prego, consigliere Bettarelli. Grazie. L'interrogazione che viene oggi in consiglio, firma congiunta col consigliere Fabio Paparelli, fa seguito ad una, come dire, azione trasversale da un punto di vista politico su più livelli, che è il livello comunale, il livello parlamentare e oggi il livello regionale, e chiede appunto dei chiarimenti sui vari livelli. Il passaggio nel comune di Orvieto già c'è stato. Chiede appunto dei chiarimenti rispetto alla realizzazione di un'opera infrastrutturale pubblica come la Complanare d'Orvieto. Insomma, la cui storia è abbastanza lunga e articolata, che parte con l'accordo di programma per la viabilità fra Governo e Regione dell'Umbria del 2004, realizzato poi un primo stralcio nel 2017, un secondo stralcio in fase di avanzamento, senza fare la cronistoria, ma insomma, per arrivare al dunque della questione, con un progetto migliorativo di complanare, e anche a seguito di nuove proposte, ipotesi trasmesse alla società Autostrade con lettera del 29 giugno 2022. Quindi a seguito di tutta una serie di passaggi ed eventi che sono susseguiti negli anni, con l'interrogazione che ci sottolineo a precisare è stata depositata il 30 di ottobre, poi dirò il perché ci tengo a precisarla. Si chiede quindi, venendo velocemente alla richiesta, quindi quando si prevede l'indizione delle gare d'appalto, se i ritardi che si sono susseguiti nel corso degli anni sono legati alla mancata autorizzazione di vari enti, compresa la Soprintendenza Autostrade per l'Italia, e se, considerando l'aumento generalizzato dei costi di materiali ed energetici, saranno rispettate le previsioni di spesa, ed in caso contrario se sono eventualmente previsti finanziamenti aggiuntivi, nel caso attingendo a quali risorse e per quali importi. Dicevo e concludo, l'interrogazione è stata depositata il 30. Il 31 la giunta regionale, con la delibera 1132 FSC 2021-2027, determinazione per l'individuazione delle progettualità da proporre a finanziamento, rende noto che appunto fra i progetti, gli interventi previsti, o almeno più che previsti, a cui che vengono trasmessi al Ministero per essere poi finanziati, vi è per un importo di 12 milioni e 9 la realizzazione appunto della complanare d'Orvieto. Quindi ovviamente la domanda resta, chiedo quindi chiarimenti rispetto al
un finanziamento che credo insomma sia onnicomprensivo del progetto, e comunque resta la domanda rispetto alle modalità, ai tempi di realizzazione e quali saranno i prossimi step, appunto anche a seguito della delibera di giunta del 31 ottobre. Grazie. Assessore Melasecche. A seguito della realizzazione del primo stralcio della cosiddetta complanare di Orvieto, realizzata nell'ambito dell'accordo di programma quadro sulla viabilità regionale del 2004, consentendo di collegare l'abitato di Ciconia e il polo ospedaliero con la zona a ridosso dell'abitato di Orvieto Scalo, il Comune di Orvieto ha proseguito la progettazione dell'intervento con un secondo stralcio, con il quale si prevede tramite due distinti lotti di collegare definitivamente la zona ad ovest dell'asse ferroviario e autostradale con la strada provinciale 44 in prossimità della zona industriale di Bacanella e dell'abitato di Sferra Cavallo. Si tratta di una viabilità con caratteristiche di strada extraurbana di categoria C ai sensi del decreto ministeriale 5/11/2001. Il primo lotto del secondo stralcio si sviluppa a partire dalla rotatoria esistente in prossimità del ponte Sandro Pertini, realizzata con il primo stralcio, e percorre sostanzialmente in parallelo l'asse ferroviario autostradale per un tratto di circa 3,3 km all'esterno della fascia di rispetto di 60 metri fino alla zona cosiddetta Pian dei Poveri, località Vannuzzo, in prossimità del torrente Romealda. Il secondo lotto del secondo stralcio si sviluppa a partire dal tratto terminale del lotto 1 per realizzare una rotatoria, quindi l'allargamento dell'adeguamento del sottopasso, e proseguire poi per circa un chilometro fino alla provinciale 44 in prossimità dell'abitato di Sferra Cavallo. Il Comune di Orvieto il 23 ottobre per i due lotti ha indetto due distinte conferenze di servizi, la decisoria sul progetto definitivo per il secondo stralcio, primo lotto, e una conferenza istruttoria su un progetto di fattibilità tecnica economica per il secondo stralcio, secondo lotto. Il costo complessivo dell'intervento per quanto riguarda il secondo stralcio, primo lotto, come giustamente ricordava il consigliere Bettarelli, risulta dal progetto definitivo in fase di conferenza di servizio per 12.900.000 euro, comprensivo di lavori e somma a disposizione, che la Giunta regionale ha posto a disposizione con il progetto generale di utilizzo dei fondi sviluppo e coesione 21-27. Di recente è stata comunicata dal Comune di Orvieto la sospensione di entrambe le conferenze per provvedere alla integrazione della documentazione con la verifica dell'interesse archeologico prevista in applicazione dell'articolo 28,4 del decreto legislativo 42 del 2004. Quindi, ad oggi, la situazione è quella che ho brevemente descritto. Ricordo che c'è stata una particolare complessità nella progettazione, in quanto proprio da alcuni settori, peraltro vicini all'opposizione, al Comune di Orvieto, e c'è stata la richiesta di una variante rispetto al progetto iniziale per cercare di andare in deroga rispetto alle distanze dall'autostrada della ferrovia, e questo per evitare un consumo di suolo eccessivo, tenendo conto che quelle aree sono soggette a coltivazioni particolari e che hanno un particolare pregio. Quindi il Comune di Orvieto, prendendo atto di questa richiesta, ha fatto di tutto per arrivare a ridurre il consumo di quel suolo nell'area che intercorre fra il progetto di variante e l'autostrada. Questo è stato ottenuto e quindi ora si sta procedendo per andare alla realizzazione nei tempi più brevi possibili. Ovviamente mi riferisco al primo lotto del secondo stralcio. Questo è quanto. Grazie.
Replica del consigliere Bettarelli, poi abbiamo l'ultima question time. Molto, molto veloce, apprezzo la ricostruzione molto dettagliata dell'assessore, che ringrazio per aver ricostruito la vicenda in maniera, come dire, così puntuale, e mi auguro che ovviamente si proceda celermente per, come dire, per quello che non è di competenza della Regione. È evidente che la Regione non può e non deve mettere pareri che non le competono, quindi ovviamente ci mancherebbe, non può esprimersi su quello che non è di sua competenza. Mi auguro invece che questo sì, che rispetto alle somme stanziate a questi 12 milioni e 9 si possa passare presto da una delibera in cui la Regione chiede sostanzialmente al Ministero l'attivazione di questi interventi, e che questi passaggi, questi sì invece, che la nostra Regione, per quello che è previsto su Orvieto e anche per tutti gli altri finanziamenti che ci sono, svolga un'azione di sollecitazione con i tavoli appunto romani ministeriali, perché sono risorse assolutamente importanti e di cui c'è necessità. Grazie.